Ci ritroviamo anche oggi qua in prefettura a Palermo per un sit-in legato appunto alla vertenza Almaviva. Ieri personalmente con una delegazione di sindacati e lavoratori siamo stati al Mise, al Ministero, dove purtroppo c'è stato un nulla di fatto sostanzialmente. Non si trova una soluzione per far ritirare i licenziamenti ad Almaviva. I lavoratori hanno dato il massimo, adesso spetta al governo e all'azienda trovare delle soluzioni. Abbiamo le procedure aperte, rimangono pochi giorni e quindi auspichiamo che si possa trovare una soluzione. È stato rinviato l'incontro a lunedì 15, ci ritroveremo di nuovo al Mise. Sono state avanzate delle proposte, il vice ministro Teresa Bellanova ha dato la disponibilità di dare ulteriori ammortizzatori sociali e per 6 mesi di CDS nel 2016 e 12 mesi nel 2017, mentre l'azienda ha fatto un passo indietro parlando di ristrutturazione. Noi crediamo che ci siano i margini per poter trovare una soluzione e comunque è l'auspicio, perché una città come Palermo non si può permettere 1670 licenziamenti.